Io lei lo zio di Luigi la vedo distrutta. Che ragazzo è? Ragazzo che lascia 3 bambini piccoli, la moglie, ucciso qui, tra l'altro, davanti casa. La suocera, la mia sorella. È un dolore grande, una persona speciale, e basta. Ma no, perché non c'è più. Una brava persona non può morire così. Non abbiamo una legge che ci difende. Le brave persone non vengono difese. Ma non c'è soluzione. Si parla solamente, ma senza soluzione. Luigi Izzo, 38 anni, barbiere di Castel Volturno, padre di 3 figli di 2, 5 e 6 anni, è stato ucciso nella notte tra sabato e domenica mentre stava rientrando a casa con la moglie. Lui è stato aggredito all'inizio della traccia qua, poi ha tentato di scappare facendo quei pochi metri, insomma, ma l'hanno pugnalato con altre 5 pugnalate perché ne ha avuto 6, insomma. Se lui è morto in braccio alla moglie. Lo hanno seguito fino all'abitazione Alessandro Moniello, 49 anni, e suo figlio Roberto, 30enne, in quello che sembrerebbe un vero e proprio raid punitivo. L'aggressione dopo il coinvolgimento del figlio di Moniello in una rissa in un bar del centro. Luigi Izzo si trovava a Baia Verde, una località vicina, dove aveva da poco acquistato casa. A 1 di notte circa lo chiama suo fratello, chiedendogli di recarsi lì perché c'era stata una discussione animata con alcuni giovani, tra cui Roberto Moniello, a cui erano stati rotti gli occhiali. Gli occhiali che dice che nella colluttazione si erano rotti, da li compro io. Perché si erano rotti gli occhiali di Roberto, no? Durante la colluttazione, e Luigi aveva detto. Cosa gli aveva detto? Non ti preoccupare, io te li compro io gli occhiali, finiamola qua. E se ne sono andato. Luigi arriva al bar, fa da paciere, tutto sembra finito. Invece Alessandro Moniello prende un coltello in cucina e con il figlio si dirige a casa del barbiere. L'hanno rincorso e dice che lui, uscendo di casa, abbia anche detto: ma io non ho fatto niente, che volete da me? Non ho capito nulla, l'ho accoltellato varie volte, pensavo avesse un'arma e volesse uccidere me e mio figlio, le parole dell'uomo, ora fermato per omicidio volontario, mentre suo figlio è in carcere per concorso.